Grazie Presidente, ma io, come dire, colgo con favore alcune delle dichiarazioni del collega che oggi scopre all'improvviso un senso di giustizia, cercando di ergersi a paladino della legalità. Quello invece che è evidente è che il Partito Democratico sta cercando di correre ai ripari e di salvare la faccia rispetto a una vicenda sgradevole, quella del racket sui funerali, cercando di nascondere delle evidenti responsabilità politiche rispetto alla sottovalutazione di un sistema che pare fosse ben collaudato e ben oliato da sempre, rispetto ai mancati controlli di quello che succedeva all'interno delle camere mortuarie dell'ospedale Sant'Orsola e dell'ospedale Maggiore. Fa anche un po' sorridere la risoluzione che hanno depositato i colleghi, dove si chiede di attivarsi con il turnover. Peccato che tre anni fa, non ieri, tre anni fa, ANAC già all'interno dell'aggiornamento del piano anticorruzione metteva in evidenza i rischi legati alle attività del dopomorte, ma soprattutto già suggeriva il turnover del personale che sosta all'interno delle camere mortuarie. Dove siete stati fino ad oggi? Ce lo chiedete oggi dentro questa risoluzione. Non solo, apprendiamo anche dai giornali che ci sono state anche delle segnalazioni scritte, quindi qualcuno sapeva e nessuno ha fatto niente per fermare il racket dei funerali. All'interno di questa risoluzione poi si dice anche un'altra cosa. Ovviamente da oggi è colpa del governo. Peccato che si chiede di mettere mano alla normativa anticorruzione, cosa che il governo in 7 mesi ha già fatto, perché all'interno dello spasta corrotti, del DDL anticorruzione voluto dal ministro Bonafede, intanto si sono inasprite le pene. In seconda battuta è stato inserito il principio per cui chi si macchia dei reati di corruzione contro la pubblica amministrazione non potrà mai più avere a che fare con le pubbliche amministrazioni. Quindi se corrompi o ti fai corrompere non metti più piede in un ufficio pubblico e non puoi più firmare contratti con la pubblica amministrazione. Io non ho capito, quando chiedete alla Giunta di attivarsi per rivedere la normativa sull'anticorruzione, non ho capito se chiedete di peggiorarla, perché quello che chiedete qua dentro il governo del cambiamento lo ha già fatto. Ma poi c'è un'altra questione su cui mi vorrei soffermare, che a meno ha a che fare con quello che è successo all'interno dei nostri ospedali, ha più a che fare invece sempre rispetto alle responsabilità della regione e ai mancati controlli. Ai mancati controlli rispetto alla normativa regionale. Ora, dal Comune di Bologna diciamo che sono arrivate, come dire, non una presa di coscienza del problema, soprattutto si è cercato di dire che il Comune in questa vicenda non ha alcuna responsabilità, le istituzioni non hanno responsabilità, però siete arrivati a cambiare l'amministratore delegato della società che gestisce i servizi cimiteriali. Anche questa è un'operazione di facciata e vi spiego perché è un'operazione di facciata. Intanto cercherò di spiegarlo con parole semplici perché la questione è abbastanza complessa. Quindi il Comune di Bologna ha una società che gestisce servizi cimiteriali che è per il 51% pubblica, per il 49% privata. Ma chi c'è dentro a questi privati? Proprio un consorzio di imprese che svolgono anche attività funeraria. Peccato però che la nostra legge 19 del 2004 ci dice che se un'azienda fa sia attività funeraria che attività di gestione dei servizi cimiteriali, deve scorporarsi, devono essere due società separate. Perché? Perché la ratio è quella di dire che chi fa servizi cimiteriali e opera in regime di monopolio, ovviamente se fa anche servizi funerari, opera come dire, in una situazione di vantaggio rispetto a un'attività remunerativa che deve essere invece a libero mercato. La cosa assurda è che il Comune di Bologna ha scelto proprio come socio privato chi fa i servizi funerari.
Non solo, paradosso del paradosso, la società Servizi Cimiteriali sotto di sé controlla una società che si chiama Servizi Funerari SRL. Chi c'è dentro la società Servizi Funerari SRL? Come socio operativo c'è proprio quel consorzio di imprese che detiene il 49% della società Servizi Cimiteriali, in palese conflitto di interesse per una società che abbiamo detto, quella dei servizi funerari, un'attività che deve essere in regime di libera concorrenza. Tutto questo alla faccia delle nostre norme regionali. È per questo che noi oggi abbiamo depositato una risoluzione per chiedere spiegazioni alla regione, ma soprattutto che si prendano provvedimenti rispetto alla costruzione di una società che evidentemente viola la legge regionale, almeno nei principi che la legge regionale voleva sancire. Quello che mi chiedo è se in regione nessuno sapesse niente neanche di questo e come mai nessuno dalla regione abbia chiesto di prendere provvedimenti al sindaco del comune di Bologna. Quindi noi oggi intanto depositiamo un emendamento rispetto alla questione della legge anticorruzione e chiediamo alla regione di recepire le novità inserite dal nuovo governo. E secondariamente abbiamo depositato una risoluzione, lo ripeto, per chiedere alla regione che si prendano provvedimenti e si rispetti la legge regionale che sancisce un principio molto chiaro: chi gestisce i servizi cimiteriali in regime di monopolio non può essere la stessa società che fa anche un servizio remunerativo che è quello delle pompe funebri, dei servizi funerari. Quindi io chiedo che anche su questo aspetto si faccia molta chiarezza. E a questo proposito ho chiesto intanto anche un'informativa dell'assessore Venturi, che dopo gli incontri che sta avendo ci venga anche a riferire rispetto a quello che è successo negli ospedali, ma chiedo anche che si diano risposte rispetto a quello che è successo nel Comune di Bologna e alla società che è stata messa in piedi.